sostituirsi al popolo, che è tipico di sinistra, più che di destra. Penso alla svolta montiana di Fini, che ha portato a Palazzo Chigi uno che non è stato eletto dal popolo. Questo è proprio tipico della sinistra, che si vuole sostituire, pensando di sapere bene cosa è giusto e buono per il popolo, al popolo stesso. Scanzi, cosa deve accadere perché Salvini diventi il leader della destra italiana, secondo te? Ma secondo me è già accaduto che Salvini sia il leader della destra italiana. È vero che ci sono tante destre in via teorica, come diceva Gianfranco Fini, ma lo stato attuale l'unica destra che ha un futuro da un punto di vista elettorale è quella di Salvini. Poi si può essere felici o non felici, ma è un dato di fatto. Allo stato attuale l'unica carta che ha la destra italiana si chiama Salvini. Perché? Per tre motivi. Il primo, perché non ci sono allo stato attuale avversari. Chi sarebbe l'avversario o l'alternativa di Salvini? Sarebbe Alfano, uno che ha un partito che non esiste, con più indagati che elettori? Sarebbe Fitto, che viene tratteggiato come una sorta di nuovo Alfano con Ligia? Io non conosco nessuno in natura disposto a votare Fitto. Sarebbe quel che resta di Scelta Civica. Non c'è alternativa. Il secondo motivo è che Salvini, non so se per quella che allora Lussana ha chiamato in una maniera abbastanza buffa biopolitica, mi sembra, ma comunque sicuramente molto bravo, molto scaltro, molto furbo. È così bravo e scaltro che sta facendo dimenticare a milioni di italiani che per 20 anni c'è stato anche lui o al governo